Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in questo 17° episodio dell'Extreme Crazy Lock Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio sono successe tantissime cose. Abbiamo catturato Uxie con la prima Ultra Ball, abbiamo trovato l'evoluzione infinita e signori, stiamo ancora aspettando che il divino scenda per darci una mano. Per oggi ragazzi, ho con me l'acqua santa del divino e gli occhiali della verità, signori. Vecchie tradizioni, ovviamente, perché come nella Crazy Lock Pokémon Nero 2, siamo qui con il rivale che ci sta per affrontare. Questo non perché io sia impazzito, ma semplicemente perché ho provato, ho azzardato di andare avanti e purtroppo non è andata bene. Elite Four con Gigalith, con John Frog. Signori, primo posto per Plato. Sì, ho allenato un po' la squadra. Eccolo qua, il nostro bellissimo Plato. Vai così, Uxie. Allora, con calma. Lui è di tipo acciaio, quindi lancia fiamme. Oddio! Back again, lo scontro lanciafiamme John Frog dello scorso episodio. Vediamo quanto gli faccio. È abbastanza, non mi fare malissimo. No, allora, questo episodio, no, non deve iniziare male questo episodio. Ok, forza amici, cazzo sei, Fabio, cioè fammi capire. Muori. Mi ha evitato due lanciafiamme. Mi ha evitato tre lanciafiamme. Allora, o sei l'uomo torcia, oppure qua non ci siamo capiti. John Frog, per piacere. Che poi questo è un impostore, noi lo sappiamo, raga. Allora, nella squadra ho Krogunk, ossia il nostro 2000 avanti Cristo, che a quanto pare sta facendo tutto il procedimento per raggiungere la modernità ed evolversi, che si sta per... Ma vaffanculo, cavi di merda. Ok, fermi, Omastar. Allora, io, se non sbaglio, dovrei conoscerlo sto Pokémon. Dovrebbe avere una di quelle mosse che ti manda KO in un colpo. Però, in teoria, non dovrebbe farlo perché siamo di livello più alto, giusto? Vero? Vero, dimmi di sì, ti prego. Spada solenne, ok, sì, a parte che non l'ha utilizzata, però dettagli. E quindi nulla ragazzi, finito questo, questa battaglia si evolverà il nostro 2000 avanti Cristo, sperando che finalmente si riesca a ottenere un Pokémon decente, perché io non ne posso più. Allora, nel mentre stiamo per prenderlo in quel posto da questo Omastar, che però è morto. Ok, perfetto, livello 45 per lui. Vuoi poi resistenza? No zio, non resistenza, cioè tutto ma non resistenza, davvero. Seeking, perfetto, allora fermi. Bernard, sì, non li ho allenati tutti allo stesso livello perché insomma un po' un casino. Comunque, dai dai dai, forza che ce la possiamo fare. Mi ricordo che tipo questo, in questo punto il rivale era fortissimo nei giochi originali. Non so per quale motivo, non so se era vero, però io mi ricordo questa cosa. Allora, questo Seeking mi sta facendo già inveire contro Satana, non va bene. Tuo nonda, tua madre sull'altra sponda. Allora, spada mistica, vai. No, calcio al dente. Dai, attacca, ti prego. Spada mistica, oh, conto su di te. Mi fa piacere, però devi morire. Allora, calcio al dente. Cioè, la cosa divertente è che questa battaglia qua ci stiamo letteralmente staccando i peli pubblici, perché non ci stiamo facendo niente sostanzialmente. Tendiamo con placida riverenza che questa battaglia finisca. Guarda, cioè non è efficace nulla, ma di che tipo sei? Di tipo Cristo? Non, cioè, non faccio niente. Perché l'ho shottato adesso? Scusate che non avrei dovuto shottarlo. Che vergogna, ok. Signori, io qua non posso fare altrimenti. Occhiali della verità. Gli occhiali della verità. Occhiali della verità. Più acqua santa, me le gioco tutte. Signori, l'evoluzione randomizzata infinita è reale. Why not? No, non è perfetto, F. Non è perfetto. La tua troia deve... Family friendly. Il potere del family friendly. Allora, signori miei, la bestemmia è consentita. Tra l'altro, ragazzi, fuori parte, mi sono accorto con estrema gioia
che ho un condividi esperienza, forse ne ho anche più di uno ora che ci penso. E nada, quindi direi di darlo al nostro... Dov'è? No, l'ho visto, t'ho visto. Callà. Sì, no, ok, ne ho uno solo. Quindi direi di darlo al nostro Why Not, leviamoci gli occhiali della verità, che hanno fallito! E proseguiamo nella nostra bellissima avventura. Però prima, ragazzi, centro Pokémon. Signori, questo qua è il primo episodio della serie senza change. È durato 16 episodi. Un bel hashtag rip nei commenti. Scrivete una preghiera per Change, che ci ha abbandonato, ma che sempre ci seguirà. Perché lui... È estate. Buono a sapersi. Ok, perfetto. Così a caso uscendo. Ah, è vero che oggi è l'1 febbraio. Ha senso. Wow, che figo. Ok, perfetto. Abbiamo questo fantastico karateka. Allora, signori, però, ora che ci penso. Stai fermo, karateka di tua mamma. Se ci penso, ci sarebbe il percorso giù. Quindi, sinceramente, io andrei a fare il percorso giù. Non solo, andrei anche a fare la cattura qui sul percorso 14. E anche a Spiraria. Ci sono un sacco di cose da fare in questo episodio. Ci ho riflettuto solo adesso. Quindi, allora, direi di iniziare con calma. Facciamo la cattura qui, spregando che venga fuori un Pokémon decente. Per piacere. Decente. Mankey di nuovo. Però ovviamente c'era Spices Close, quindi non posso prenderlo. Mankey di cazzo nuovo. Perfetto, allora, fermi tutti. Ricerchiamo un altro Pokémon sperando di ottenere qualcosa di meglio di una scimmia incazzata. Abbiamo trovato una Pokéball incazzata, Electrode, perfetto. Non vedevo davvero l'ora. Grazie Gesù per questo regalo. Allora, Tenaglia, sperando che non muoia. Porco Diaz è morto. La vita fa veramente cagare alle palle. Fa schifo, cazzo, fa schifo. Tra l'altro Wineout è di tipo ghiaccio. Tra l'altro, raga, nello scorso episodio... Oddio, ma quello è un Jellicent, ma che cazzo? Ma tra l'altro questa qua è una nuova zona. Perché, cioè, Jellicent a caso mi mancava, raga. Ma davvero si trovano, cioè, proprio così dal nulla. C'è un Jellicent che vaga per le acque. Ok, perfetto, buono sapersi. Allora, sì, questa qua dovrebbe essere la baia Spiraria. Io penso di aver fatto effettivamente la cattura a Spiraria ora. Non penso di averla fatta alla baia Spiraria. Perché non mi pare. Allora, perfetto, fermi tutti. Non è importante. Abbiamo trovato questo Jellicent che si rivelerà essere un Dueball. Un Dueball, ok. Allora, io adesso non ci penso nemmeno a indebolirlo, quindi gli sparo questa Ultra Ball d'ignoranza contro questo granchio roccia. Vediamo di prenderlo. Perfetto, neanche un giro, ma avete proprio capito. Pari difesa. E adesso però devi entrare nella Pokéball, visto che hai preso le mie difese, che sono quelle di un cocomero d'inverno. Uno, non entrerà mai nella vita. Pensate che ho preso Uxy con due Ultra Ball e due Ball, non riesco a prenderlo. Grande Creepy, la bipolarità è il tuo forte. Uno, due, tre, perfetto, manco a dirlo, preso. Due Ball, allora, è un insetto roccia. Tipo, Pokémon pietra casa. Lo chiamo Flintstones, come devo chiamarlo? Pietra casa, me lo stai dicendo così? Allora, fermi. Flintstone. Ci starà Flintstone. Sì, oddio, ci sta, sto male. Flintstone. Bella lì, ci sta perfetto. Oddio, sto malissimo. Ok, perfetto. Ho catturato questo Dueball che io non so se si può evolvere oppure no. Sì, alla fin fine la cattura l'ho fatta qui a Spiraria, quindi va bene. Ok, perfetto, allora andiamo al centro Pokémon un attimo per vedere questo Dueball, ma anche no, visto che tanto dobbiamo evolverlo. Piuttosto andiamo a scendere giù per le lande di questo percorso. Allora, lui ha il condivido esperienza, quindi GG. Proseguiamo, allora tra l'altro adesso dovrebbe esserci il percorso 14, se non vado errando. Sì, esatto, penso che in questo episodio faremo di base questo, raga. Non penso che riusciremo ad arrivare fino a... cosa si chiamava? Soffiolieve, Poggiovento. No, Poggiovento è quella di... Soffiolieve. Penso sia Soffiolieve, non lo so. Comunque non penso che ci arriveremo perché ci vorrebbe davvero troppo tempo. Allora, Dusknoir contro Plato. Caro mio Plato, ergiti in nome della filosofia e manda giù questo signore degli incubi, il tuo Daimon, dai, forza. Che poi era di Socrate il Daimon, ma dettagli. Allora, vai giù Dusknoir, vai. No, fuoco pugno, no, fuoco pugno tuo... No, fuoco pugno, ok, perfetto. Calma, Tenaglia, vai giù. Non gli ho fatto una sega neanche impegnandomi. Neanche impegnandomi. Allora, adesso però muori, grazie, perfetto. Allora, non vedo l'ora di vedere l'evoluzione finale di Wineout. Però, raga, abbiamo appena trovato una vecchietta God. Perfetto, no, dicevo, questa storia dell'evoluzione infinita deve finire. Perché...
Giuro che non l'ho fatto apposta. Giuro che non l'ho fatto apposta. Liliana Swimmer con un Tornadus. È un vecchio con un bastone che neanche all'ospizio di Teramo. Neanche all'ospizio di Teramo. Quindi non va bene. Cuore stampo. Oddio, Landorus che mi fa le dichiarazioni di amore. Interessante. Allora, fermi tutti. Fangonda, quanto ti farà mai? Bolla. Wow. Questo Landorus mi sta triggerando. Cioè, cuore stampo, bolla? Davvero? Guarda che roba, bolla! Bolla! Lo chiamavano Squirtle al parchetto. Ok, perfetto, vai giù. Perfetto, mamma mia. Raga, Plato mi piace comunque, è bello forte. Non mi dispiace davvero come Pokémon. Bello, bello. Allora, proseguiamo. No, strumento! Spettro Targa. Ok, perfetto. Fermi tutti, però. Perché siamo qui, pronti per la nostra cattura. E se non è un Pokémon decente, io inveisco contro Satana. Frillish. Ho trovato 3 secondi fa Jellicent, Tarocco e mo Frillish. No, va bene. Frillish. Ma Gesù bambino, non riesco a catturare una cazzo di Medusa. Le persone normali usano un secchiello e una paletta. Io neanche con le capsule di alta tecnologia. Amatemi, cazzo. Preso. Manco a dirlo. Manco a dillo, perfetto. Coniugazione dei verbi. Pokémon fluttuante, ma sei una cazzo di Medusa. Lo chiamiamo Gesù a sto punto. No, non posso chiamarlo Gesù perché è femmina. Lo chiamo... Allora, una Medusa. Lo chiamo... Non lo so come chiamarlo. Lo chiamo... Tullia. Lo chiamiamo Tullia. Is the new Carla. Tullia. Vai, non ho proprio idee per i soprannomi oggi, raga, sono messo davvero male. Ok, perfetto, proseguiamo, abbiamo questa signorina che mi evita manco fossi, cazzo, il puzzone di tu... Perché ha detto 14? Perché? Cammy Schoolboy con un Gotitel, perché hai detto 14? Hai 14 anni, devo essere per caso ricercato per pedofilia se te lo... Che poi mi fate uscire dal family friendly, mannaggia i Magikarp. Allora, dai, Gotitel a casa. Quanto manca l'evoluzione di Wynaut? Vorrei saperlo, perché io non ne posso davvero più. E vorrei gentilmente avere un'evoluzione finale. E non si evolve, ok? Io ci ho sperato. Lo ammetto con tutto il mio cuore, ci ho sperato. Oddio, questa qua perché mi puzza tanto di battaglia in triplo? Fermi tutti, torna Andrea, non ti faccio combattere neanche morto. Allora, Jaufrog, tu hai il potere del gambo che possiedi. Dai, forza. Lascia l'esperimento su te l'efficacia delle mie strategie. Porca troia, secondo me è in triplo. Oh, no, non sembra essere in triplo. Vaffanculo, è in triplo. E allora siete stronzi tutti. E allora siete infami. Lato positivo è che il nostro Wynaut guadagnerà i suoi bellissimi punti esperienza. Ma che palle, signori. Allora, fermi. Forza antica su Venomoth. Surf, no. No. Gelamondo su tutti. Privazione su Credili. Così, out of nowhere. Allora, Sanguisuga, spero che non mi faccia troppo. Mi ha quasi shottato. Se adesso un altro Pokémon mi tocca Raichu, Ho perso Raichu, ovviamente, si intende. No, per piacere. Allora, Gelamondo. Magari uno lo mando giù. Credili è andato giù, sì. Ok, Credili è giù. Piano, con calma. Vai giù. No, non mi colpire. No, fermo. Ok, ce l'ho fatta, fermi, calma. Calmi tutti. Allora, fermi. Devo riflettere. No, torna. No, raga, aiuto. No, non voglio perdere Surge. Allora, switcha. Switch e manda, cazzo ne so, manda ACDC, un Pokémon a caso, non Surge però. Ok. Oh Gesù, avrei rischiato di iniziare l'episodio nel peggiore dei modi esistenti sulla faccia di questo globo. Tra l'altro non gli sto facendo niente, mi sta prendendo il culo. Allora, spada mistica su Venomoth e... No, cazzo, come hai fatto a reggere? Cioè, con quale legge fi... No, Jaufrog! No! Non morirmi così, cazzo! Allora, calma. È lui il pericolo. Allora, fermi, dovremmo fare... A regola dovrei farcela. Perché dovremmo essere tutti più veloci. Porco due, non gli ho fatto niente! Wynaut livello 46. Non ci credo! Oddio, ho evitato l'attacco! Oh, Gesù, bambino, ho evitato l'attacco! Non ci voglio credere.
Madonna, ma perché è così forte sto coso? Fermi, fermi un attimo. Fermo! Ok. Perché è così forte? Allora. Ma tanto con te non posso attaccare, quindi facciamo rancore che tanto vale. Madonna raga, ma è forte. Questo coso è fortissimo. Perché non riesco a shottarlo neanche a pagarlo? Guarda, guarda, è fortissimo. Ma cazzo è fortissimo. Mi sta prendendo il culo a strisce proprio. Me lo sta affettando che manco i migliori salumieri di Caracas. Vai giù per piacere. Non ha effetto lanciafiamme. No vabbè. Ah, oh, sei di tipo lotta, perché non ha effetto? Come fa a non avere effetto? Cos'è che... su cosa non ha effetto il tipo lotta? Su cos'è che non ha effetto sto cazzo di tipo lotta? No vabbè raga, non ci credo. Mi sta... me lo sta appoggiando veramente nel culo. Perché? Allora fermi. Il tipo lotta, su cos'è che non ha effetto? Adesso ho vinto, ok. Però io sono triggeratissimo. Madonna raga, non lo so. Voglio bestemmiare. Allora, fermi. Occhiali della verità. Vi do ancora fiducia. Per piacere, fate finire sto scempio. Io vi do ancora fiducia. Abbraccio l'acqua santa. Ho qui un sostituto. Ho tutto. Oh cazzo, ho tutto. Ho tutto. Non puoi, cazzo, non evolverti in qualcosa. C'ho tutto. Mi va. Il cammello. Il cammello. C'ho pure il cammello. Dai. C'ho pure il cammello. C'ho il cammello. Claydol, porco di quel porco. Claydol. Tutto questo per un Claydol. Per una cazzo di bambola del deserto. Ma perché? Ne 2000 avanti Cristo, sì, alla tua velocità di modernizzazione. Fermi, fatemi guardare sto proprio. Acciaio terra, vabbè. No. 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 Non può essere, cioè non può avere. Non può avere 200 di velocità e 30 di attacco. Ma io sbaglio qualcosa secondo voi? No, perché è un'intera serie che di evoluzioni decenti io non ne vedo. Levati sto condividi esperienze, che giuro che ti arriva uno scefunga e te copo. Eh? Mannaggia. Allora, fatemi prendere questo strumento. Una bacca grana. Ma Cristo, il parmigiano reggiano. Altro che la bacca grana. Vigoroth. Ma Dio. Raga, non posso metterlo in squadra sto coso. Schiatta dopo fisicamente 2 secondi di parte. Schiatta dopo 2 secondi di parte. Sonia Sailor. Schiatta dopo 2 secondi di parte. Ma io non ce la faccio più. Ma perché sto picchiando il microfono incoscientemente? Bruciato golem, incendio. Lo brucio e usa incendio. Torna tutto, no? Torna tutto. Lo brucio e usa incendio. Ma perché no? Perché no? Raga, non lo so. Adesso ho appena finito questo episodio. Cioè, che il deo, porca di quella puttana. Niente, appena finito questo episodio andrò a controllare un attimo i Pokémon nel box e spero di combinare qualcosa, perché io veramente ho la bestemmia portata di lingua e... Anche a sto giro non è andata bene. Anche a sto giro abbiamo ottenuto un'evoluzione di merda. Ora, nel box io un paio di Pokémon che si evolvono ce li ho anche, ma sinceramente mi sono rotto i coglioni. Ve lo dico sinceramente. Mi si sono triturate le palle finché non sono diventate concime per campi. Minuziosamente, tra l'altro. Lotta in triplo! Tua madre nelle favelas! Lotta in triplo! Ma c'ho i Pokémon che c'hanno il cancro al cervello. Ah, aiuto. Allora, fermi. Lancia fiamme così, out of nowhere.
No, allora, voglio capire. Voglio capire su cosa. Su cos'è che non è efficace la lotta? Su cosa? Su cosa? Allora, sul buio sì, sullo psico sì, sul coleottero sì. Su. No, non lo so. Non lo so, raga, non mi ricordo, davvero. Non mi ricordo, tra l'altro l'ho appena shottato con tenaglia, cos'è successo. Raga, io non ricordo. Non ricordo su cosa. Ma siamo sicuri che. No, non capisco. Ah, lo spettro! Lo spettro, porca puttana, lo spettro! Lo spettro! Statico, vaffanculo, guarda quanto male mi ha fatto. Fermi, allora, se è lo spettro posso giocarmela easy. Fermi, fermi, madonna, l'illuminazione, raga. Cioè, no, più che altro l'ho ritardato io prima. Allora, fermi, con tenaglia dovrebbe morire a sto punto. Ok. Meno male che mi è venuto in mente, perché probabilmente qua ci scappava il morto. Allora, un attimo, pozione su Plato. Raga, è fortissimo comunque sto leggendario. Cioè, Uxie è fortissimo, davvero. Mamma mia, che potenza. Attacco da Laia. Aia, 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 aia! Non dopo che dico che un Pokémon è fortissimo. Non puoi farlo. È illegale. Allora, ritorna. Vai ai CDC. Vediamo di combinare qualcosa. Allora, attacco d'ala. Non dovrebbe farmi malissimo. Mi apre il culo. Non ci credo, raga. Mi sta aprendo il culo. Allora, fermi. Di tipo volante. Come del resto. No. Mi sa che è roccia. Quindi a regola, se io switcho con John Frog, se io ci ho preso, non dovrebbe essere molto efficace attacco d'ala. Madonna che. Mamma mia, che fenomeno che sono. Allora, forza antica. Tuono shock. Aia, però. No, ok, non mi ha fatto niente. Perfetto, ho trovato il counter, raga. Ho trovato il counter, forse ce la facciamo. Aero assalto. Tuono shock non ci fa niente. Aero assalto, vai giù, per piacere. Quasi. Attacco d'ala non ci fa. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Tranquilli, ce l'ho fatta. Perfetto. Perfetto, grazie per questa bellissima lotta a rotazione. Allora, se non sbaglio, giù di qua non si può ancora andare. Esatto, ci sono i ritardati. Bene così. Signori, l'episodio si sta per concludere. Ora, facciamo un bilancio. Bilancio generale di questi ultimi episodi serve. Allora, evidentemente le evoluzioni in questa serie non sono molto fortunate. Perché? Perché è evidente, ok? D'altro canto, le catture sono già un po' meglio, perché ad esempio abbiamo tenuto Uxie, abbiamo tenuto Zapdos. In realtà il nostro team non è così scarso. C'è questo problema delle evoluzioni. Forse, capite, non è la strada giusta quella delle evoluzioni. Forse il divino e i suoi aiuti dobbiamo cercarli in altri luoghi. Stavo pensando a questo. Forse sono io che sbaglio. Forse sono io che sbaglio. Già. Probabilmente sono io. Detto ciò, signori, allora, punto della situazione. Claydol, ossia il nostro 2000 avanti Cristo, è scarso come il peccato. Allora, le sue statistiche sono impresentabili, ok? Ha una difesa di 21. È a livello 46. Mi ricordano i tempi delle Soul Link. Quindi, direi che lui lo depositiamo. Per il prossimo episodio, io non so se provare a evolvere loro due o affidarmi a uno di loro. Potrei affidarmi a Lippard, effettivamente. Perché? Perché sì. Perché mi sembra quello un pochino più in grado. Anche se lui potrebbe essere promettente. Pupenaz è, insomma, non è che mi convinca molto. Soprattutto a livello di mosse non è proprio top. Tangrof, raga, è terrificante. Ha delle difese abbastanza basse e delle mosse veramente scandalose. Quindi direi di no. Vabbè, comunque, raga, vedrò di scegliere fuori parte uno di loro. Insomma, comunque tendo verso Lippard, perché se non sbaglio è quello, è il Pokémon più forte che abbiamo. E poi nulla, le evoluzioni le faremo all'inizio e alla fine dell'episodio. Sì, vedete, comunque c'ha delle ottime statistiche e comunque l'attacco speciale è basso. Comunque di mosse speciali, a parte Dragobolide che gli toglieremo, non ce le ha. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel piace, un commento in descrizione al canale, se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Inoltre, ragazzi, mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno qui sotto nei commenti e noi ci becchiamo in un prossimo video.